Agli inizi degli anni 2000, la crescita del settore delle hypercar non solo ridefinisce il concetto di auto sportiva, ma sfida anche le meravigliose supercar a fare un ulteriore passo in avanti e a diventare sempre più affidabili e adatte anche all'utilizzo di tutti i giorni. Si tratta di vetture incredibili sotto ogni punto di vista, ma se non puoi montare un airbag o un sistema di infotainment, allora nessuno le comprerà mai. Bisognava fare in modo che diventassero auto utilizzabili nella vita quotidiana. Era importante puntare sul concetto di supercar da tutti i giorni. Forse l'esempio migliore di supercar più matura arriva dall'Italia. Nel 2003 la Lamborghini presenta la sua ultima meravigliosa creazione, la Gallardo. Non sfida le convenzioni delle supercar e non imita le performance delle hypercar, ma unisce alla perfezione l'esperienza Lamborghini con le prestazioni di guida di tutti i giorni. È la prima automobile progettata e prodotta dal nuovo proprietario, e cioè l'Audi. Questa vettura riesce a rinnovare l'immagine della casa automobilistica italiana e ne cambia la traiettoria, permettendole di entrare in un nuovo mercato composto da acquirenti di alto profilo e amanti delle prestazioni elevate. Per la prima volta, un'auto della Lamborghini non dà il meglio di sé solo nelle competizioni. Troviamo tutta la passione italiana unita alla precisione tedesca. La Gallardo è la prima Lamborghini dell'era moderna e se eri un amante delle supercar con motore V10, potevi anche decidere di usarla per la vita di tutti i giorni. La Gallardo e più in seguito la Huracan evidenziano un'altra caratteristica presente nel settore delle supercar: la condivisione della piattaforma. Produrre queste auto è sempre più costoso. Per questo le aziende cominciano a sfruttare le risorse provenienti dagli altri marchi dello stesso gruppo. L'Audi R8 è una vettura estrema. È stata presentata nel 2008 e ha cambiato tutto. Aveva un design davvero unico, diverso da tutto quello che si vedeva in giro. I ragazzi attaccavano il suo poster al muro. Non passava certo inosservata. Ancora oggi chi la vede pensa: ma che cos'è? L'Audi R8 è una supercar che possiamo definire più abbordabile. Il prezzo non si avvicinava neanche lontanamente a quello delle auto prodotte dalla Lamborghini o dalla Ferrari, ma aveva il fascino delle auto sportive unito alle elevate prestazioni. Il tutto a un prezzo più accessibile. Una delle supercar più belle in assoluto che io abbia mai guidato è di sicuro l'Audi R8. Era completamente diversa dalle altre auto a cui ero abituato. La cosa incredibile è che aveva un propulsore V10 e il cambio manuale in blocco col motore. Guidarla è stata senza dubbio una delle esperienze più belle di tutta la mia vita. Mentre l'Audi e la Lamborghini cercano un modo per risparmiare sulle loro supercar, in America la Ford Motor Company sceglie un approccio diverso. Progettata in segreto per celebrare la vittoria del marchio a Le Mans nel 66, la Ford GT viene presentata al pubblico nel 2005 ed è la prima vera supercar dell'azienda americana. Volevano dimostrare che anche in America erano in grado di costruire delle supercar. La Ford GT era un'auto completamente diversa dalle altre. Non avevo mai visto niente del genere. Era una vera follia. Io la adoravo. Viene subito accolta dal pubblico con grande entusiasmo e rappresenta l'unica vera supercar americana di quel periodo. La produzione era limitata e questo non ha fatto altro che rendere questa vettura ancora più desiderabile. La Ford, fino ad allora, aveva sempre prodotto auto o camion di ottima qualità, ma ora era riuscita anche a creare qualcosa di più esotico, dimostrando di poter primeggiare anche in un settore che non aveva ancora esplorato.